di lavoro, ma c'è contestualmente, segnatamente in questo momento, la plenaria con ospiti molto importanti che noi abbiamo invitato, e chiaramente un padrone di casa deve essere un buon padrone di casa. Però ci tenevo sinceramente a portare il mio saluto a questa assemblea, perché so che chiaramente se siete qui avete fatto anche uno sforzo maggiore degli altri. So che, come ho imparato da Mirko Tremaglia, da tanti altri, che alla fine gli italiani che non vivono in Italia sono quelli che l'amano di più, perché come sempre accade, il valore delle cose lo capisci quando è lontano, no? Quando non ce l'hai tutti i giorni davanti agli occhi. E davvero a me piacerebbe che voi foste in grado di trasferire come vedete l'Italia e come la vedono nel resto del mondo a chi non la vede qui. E questa è la ragione per la quale noi continuiamo a credere che il tema dei nostri, diciamo, italiani nel mondo debba continuare a rappresentare un caposaldo del lavoro di Fratelli d'Italia. Ora, io non entro nel merito di tutte le battaglie che noi abbiamo fatto, che continuiamo a fare sul tema del diritto di voto, sul quale ovviamente non siamo disponibili a fare niente di passo indietro, un millimetro di passo indietro, sul fatto che anzi vogliamo favorire il diritto di voto. Il tema del voto elettronico è un tema che stiamo ponendo perché secondo noi è, diciamo, può meglio garantire il rispetto di quel voto, il fatto che quel voto, quel diritto arrivi a tutti. Sul tema della cittadinanza, delle pratiche di cittadinanza, di riaprire i termini per chi ha avuto chiusi i termini, la possibilità della tassazione su quella che qui è la prima casa e che lo Stato italiano ti considera seconda casa se tu vivi da un'altra parte. Insomma, voi sapete che queste battaglie noi le facciamo tutti i giorni, le abbiamo fatte, le facciamo con voi perché siete voi che poi ci dite che cosa serve per aiutare comunità che chiaramente vivono più distanti da noi e i cui problemi quotidiani noi possiamo non comprendere perfettamente. È per dire: ricordatevi che voi siete parte integrante dell'Italia e di Fratelli d'Italia, che siete una delle cose più preziose che abbiamo, perché questo sentimento, questo amore, questa dedizione che noi abbiamo qui ogni giorno, voi riuscite a portarlo in ogni angolo del pianeta e siete la più, come posso dire, preziosa rete di diplomazia, di presenza, di difesa dell'identità, di valorizzazione del nostro marchio, di capacità di portare avanti le tradizioni che l'Italia abbia mai avuto. E quindi siamo fieri di voi, siamo fieri che siate in Fratelli d'Italia, faremo tutto quello che possiamo per rafforzare anche il vostro lavoro al di fuori ai confini nazionali in tutto il mondo per difendere l'Italia e Fratelli d'Italia, anche con tutte le materie che riguardano la legge elettorale, la divisione tra i collegi, quindi una migliore capacità di rappresentanza. Ma sappiate che noi ci siamo. Poi ho cominciato pure a girare il mondo, per cui ogni tanto vengo da voi a fare i comizi un po' in tutte le lingue, e qui, come Vincenzo lo sa, e quindi voglio dire, ci vedremo presto anche a casa vostra. Grazie davvero, scusatemi.